Una tazzole, le caffè. Una pausa con il caffè. Con voi Luciana Interlenghi. Luciana Puzzambe fa mussando tutto quanto. E invece ci aiuta, ci abbuffa i caffè. Una tazzole, le caffè. Ca sigaretta coppa per non pare. Che stanno chi ne sbaglio, fanno solo un brugno. Salisciano, si fattono, si pigliano un caffè. E noi passa a me vai, noi non potremmo supportare. E chi sti invece la una mano. Salisciano, si fattono, si mangia la città. E noi passa a me vai, noi non potremmo supportare. E chi sti invece la una mano. Salisciano, si fattono, si mangia la città. Buongiorno amici, benvenuti al caffè di Radio R che modula dagli 89.100 dalla città di Recanati e gli amici ci ascolteranno anche dal www.radior.net, quindi non avendo da fare nulla anche Putin oppure la Merkel potrebbero sentirci. Io do il benvenuto al dottor Giancarlo Trapanese che mi onora della sua presenza qui in studio e veramente sono molto molto felice della sua presenza. È un piacere mio. Giancarlo Trapanese, lo conoscete tutti. Io dico anche che la cosa piacevole di Giancarlo, lo chiamo affettuosamente così, è il sentire l'umanità nei servizi televisivi. Questa umanità nel descrivere le situazioni, no? Che siano cronaca o fatti quotidiani, c'è sempre questa valenza diversa. Che dà una connotazione sicuramente che fa la differenza, insomma, e quindi noi che ascoltiamo entriamo nella notizia in maniera molto diversa che non dal punto di vista giornalistico e basta. Quello che fa la differenza, no? Quando si fa una cronaca è il calarsi nella notizia o rimanere distaccati, viverla sentendo in parte quello che sentono i protagonisti, purtroppo, per fortuna, che si muovono nella scena? Guarda, ti rispondo con una frase da un mio libro Madre Vendetta, dove sì. Giorgio Catanese, che guarda caso è un giornalista della RAI di Bologna, alla sua giovane collega che sta partendo, è proprio sulla fine del libro, per affrontare un altro caso di cronaca nera, lui ne esce da un'indagine complessa e dice alla collega che dice vado, e lui la richiama e le dice guarda, ricordati che dietro i fatti ci sono sempre le persone, parti dalle persone, certo. E non solo dai fatti. Quindi questo rispetto. Ecco, credo che sia questo il concetto che, ahimè, i 43 ormai quasi anni di giornalismo mi hanno insegnato, quindi evidentemente è una sensibilità che si acquista, certo. Anche sbattendo il naso sul su campo. Certe situazioni. Ecco, sul campo. Quindi insomma Giancarlo Trapanese si è presentato da sé, ma non occorre neanche presentarlo perché diciamo che è appunto attualmente impegnato con una trasposizione teatrale del suo ultimo e decimo libro, 10 libri, è una roba importante, Chi mi ha ucciso il titolo. Sì. Scrittore, giornalista, vice caporedattore della sede RAI per le Marche ed è stato professore di teoria e tecnica del linguaggio radio, televisivo e di laboratorio di comunicazione scritta presso Scienze delle Comunicazioni di Macerata. Esatto, sì. È interessante questa esperienza? Interessantissima, ti dico la verità, è stata per me una esperienza di grandissimo spessore. Sono stato 5 anni a Macerata, ho vissuto veramente con una grande intensità. Ovviamente lo fai soltanto per passione, certo. E per il contatto dei giovani, perché alla fine, come l'avevo interpretata io, che facevo venire colleghi da Roma, facevo fare i montaggi in aula, e chiaramente alla fine ci rimetti. Sicuramente, perché frattempo è materiale didattico. Però in quel caso ti devo dire che è stata una esperienza straordinariamente formativa per me e devo dirti che, sai, una cosa che mi colpisce tanto, vedere ragazzi che ho avuto come alunni, come studenti, sì. E che magari hanno fatto anche la laurea
con me, venire alle mie presentazioni, informarmi ancora magari su Facebook di quello che fanno, vederli che sono magari avviati nel mondo del lavoro, beh, è una soddisfazione enorme. Sì, e vedo anche un certo affetto che hanno loro nei miei confronti, e la cosa mi fa molto piacere. Molto bello, ed è questa appunto la differenza, no, di cui parlavamo anche prima, cioè tanto inutile, è la caratteristica di ognuno di noi, è quella che dà l'impronta a tutto quello che noi facciamo e che fa appunto la differenza. Certo. Quindi gli alunni ti ricorderanno in maniera molto affettuosa. Molto affettuosa. Allora, leggo che vivi a Numana, ti dividi fra Numana, sì, e l'Ancona. Sì, un ecco, po' di mesi un qua e un po' di mesi, certo, là, insomma, a seconda della stagione. Naturalmente, del, quindi adesso cominceremo a guardare il mare. E in Rai ha collaborato con le più importanti trasmissioni sportive: la Domenica Sportiva di Tito Stagno, 90° minuto, Tutto il Calcio minuto per minuto, Domenica Stadio, Domenica Sprint, Luna Italiana. Questa è una cosa a cui sono affezionata particolarmente perché il professor Umberto Broccoli, esatto, mi gira un po' nel sangue. Esatto, è un una grande, cosa è un veramente grande. Meravigliosa, io lo nomino spessissimo, insomma, gli amici lo sanno, e io da lui rubo sempre una frase, siccome sono un po' nostalgica e mi accusano di essere nostalgica, dico anche che il buon Broccoli diceva e dice che la nostalgia è il sorriso della tristezza, quindi questa cosa me l'ho fatta mia. Assolutamente, è diventato ma Broccoli un motto. È un amico, ha presentato diverse volte, sì, i miei libri, e devo dirti, un personaggio con lui ho lavorato un anno, è un personaggio veramente di grande spessore. Sì, 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 ha una marcia in più. E quindi, appassionato di psicologia e di counseling, ama approfondire, parlo a terza persona perché sto leggendo da appunti, approfondire e studiare le trasformazioni in corso dei rapporti affettivi di coppia. E qui tua figlia, che è stata ospite nostra, molto gradevole, ha preso un pochino da te, insomma. Sì, guarda, quindi, direi, questa passione per la gente, insomma, diciamocelo, sì, no? Direi istintivamente, nel senso, sì, che non ho fatto nulla per, io da sempre, in realtà io volevo fare lo psicologo, e allora quando scelsi l'università, psicologia si faceva solo a Roma, sì, ed era una professione molto incerta e nebulosa, perché non esisteva l'ordine, la non figura, esisteva, esatto, la figura era molto, molto così delineata nei film, sì, americani, ma, sì, da noi non era molto conosciuta. Mio padre si oppose con grande determinazione a quest'idea. Quando i padri ancora contavano. E a quel punto anche io poi non ero poi così convinto che il mio futuro potesse essere professionalmente. Certo. E allora nell'incertezza finì per fare giurisprudenza. Però rimase, e io con amiche, con amici, poi studiai lo stesso, perché poi ebbi modo di seguire qualche corso di psicologia, quindi studiavo i libri lo, certo, stesso, è rimasta la mia passione. Quindi la passione va avanti, naturalmente, a prescindere. Certo. Dalla professione. Insomma, e poi autore di libri tanti, con una frequenza, insomma, abbiamo visto pubblicare cose, storie belle, appassionanti. E questi libri come nascono? Da, appunto, sicuramente c'è questa passione per la gente, per, sì, per i sentimenti, no? E da lì escono le storie. Ma tu prendi ispirazione ai fatti, ecco, nei fatti vissuti, nelle storie che tu devi raccontare e nelle quali ti cali. Poi c'è la tua personalità, naturalmente. Guarda, direi questo, che scrivere libri è sempre stata una passione che avevo fin da piccolo. Io ho cominciato a scrivere a 4 anni e mezzo, qui a Recanati. Quindi stavo qui, abitavo qui. Mi ricordo che a 5 anni presentai a mio padre, avevo ritagliato un quadernuccio, sì, e poi l'avevo legato con dello spago, e quindi avevo fatto il mio primo libro, che era un libro di poesie, e dissi: papà, questo è il mio primo libro. Che ce l'avrai ancora? Ce l'ho ancora, certamente, mi pare giusto. Ce l'ho conservato, l'hanno conservato i miei genitori. te l'hanno passato. Io a 15 anni feci il mio primo libro, un romanzo di fantascienza per i ragazzi, che fu pubblicato, quindi era una passione che avevo da sempre. Solo che era una passione che si era totalmente assorbita e sopita con il lavoro, certo, perché fare il giornalista è completamente diverso che fare lo scrittore. Quindi l'avevo abbandonata completamente, finché poi a un certo punto, come si dice, a metà cammin di nostra vita, per citare un ragazzo che si farà, a metà cammin di nostra vita mi sono ritrovato non in una selva oscura, ma nel bisogno di esprimere in maniera più compiuta, che non fosse il minuto e 20 del servizio televisivo, certo, o le 30 righe dell'articolo, certo, ciò che sentivo, ciò che vedevo, i fatti, le vicende, le persone che erano dietro i fatti. Fare delle riflessioni, fare delle, che
fossero sganciate da quell'obbligo deontologico e professionale di raccontare i fatti, di essere testimone della vita, certo, ma di esserlo, come dire, algido, sì, essere, sì, un testimone, sì, al, sì, di fuori, al di fuori delle emozioni, sì, sì. E perché questo è il nostro lavoro, purtroppo, e quindi anche se cedere un po' alle emozioni nel nostro lavoro è anche logico e umano, e d'altra parte però poi le emozioni si portano dietro le proprie valutazioni, certo, che spesso e volentieri si confondono con i fatti, e quindi questo diventa un lavoro rischioso. Scrivere i libri era un'altra cosa, era una cosa che mi consentiva di fare un approfondimento diverso. Infatti il mio primo libro, che fu Sesso in Fiori, erano 12 racconti piuttosto densi. Infatti più di una persona mi ha detto: vabbè, ci potevi fare 12 romanzi su questi 12 racconti, allargandoli un po'. E in effetti però avevo bisogno di raccontare, bisogno di comunicare, e ancora non avevo messo a fuoco alcune cose che sono importanti nella tecnica, certo, della comunicazione libraria e quindi editoriale, quindi cominciai a scrivere in questo modo, e direi che per quasi tutti i libri la spinta, l'inizio, la fiamma si è accesa da vicende reali, ecco, da storie di cronaca, da vicende particolari, tranne l'ultimo. L'ultimo è completamente avulso da questa logica, ma l'ultimo ha una... È un compendio di tante cose. Sì, l'ultimo ha una nascita surreale, sì, come surreale è la storia, sì, e quindi ha una nascita surreale assolutamente imprevista. Ma è interessante perché tu proprio riesci a far calare il lettore nella storia, nell'ambiente, che poi un po' mi richiama l'Agatha Christie. Agatha Christie, i riferimenti, esatto, sono volutamente chiari al, esatto, 10 piccoli. Indiani. Esatto, esatto. Poi dopo lì ti muovi e ci entri proprio, cioè tu leggi tutto d'un fiato questo libro, te l'hanno già detto, ma il fatto di sapere come va a finire, ma non è neanche la fine, è il fatto di vedere se tu ti riconosci in uno di questi personaggi. Io devo dire che non mi sono proprio riconosciuta, perché vivo un altro mondo, forse sono troppo concreta per certi versi. Invece lì bisogna un attimo staccarsi, e però per quanto riguarda la concezione del tempo, dello spazio, tempo, è lì c'è tutta la filosofia del caso, che appartiene anche a me personalmente. Io vorrei leggere un attimo quello che è un po' la trama in sintesi di quello che poi appunto diventerà, diciamolo subito, è già diventato un adattamento teatrale, appunto, sì, che andrà in scena il sabato 1 aprile, sì, quindi esordiamo questo sabato. Scherzo del 1 aprile alle ore 21 al Teatro Sperimentale in Ancona, sì, e domenica 2 aprile alle 17, quindi sì, cioè, ci sono questi orari comodi per due la famiglia, alla portata di tutti, ecco, quindi c'è da prenotare naturalmente, abbiamo anche dei numeri, poi li possiamo anche dare. Io qui purtroppo nella locandina non sono riuscita a stamparli, ecco, non so se tu ce li hai, Giancarlo, ma sì, comunque sì, ecco, li diamo perché gli amici saranno interessati. Allora, dove saranno questi numeri? No, dopo te li diamo dopo. Do, sì, ecco. Adesso. Allora, diciamo anche, sono quanti i personaggi che si muovono? Avete dovuto ridurre un, sì, po', beh, mi pare. È chiaro che abbiamo lavorato tanto, devo dire, grazie soprattutto a Giampiero Piantadosi, che è il regista e ha curato la riduzione teatrale finale, il testo finale, che è una persona straordinaria, con 20 anni di teatro alle spalle, quindi esperienza, grande professionalità, grande passione. L'altro sabato era lì vestito con la tuta che stava realizzando per la scenografia un camino in gesso, e quindi fa delle cose veramente meravigliose. Ma abbiamo lavorato insieme perché questo è un giallo, certo, e quindi una delle cose che ovviamente con la casa editrice avevamo concordato non doveva finire allo stesso modo del libro, perché in effetti me lo sono chiesto, dico, io so già come va a finire. Esatto, no, non finisce allo stesso modo. Quindi c'è la sorpresa. Quindi ci sarà una sorpresa, quindi abbiamo modificato sia parte della trama, sia, certo, il finale. Anche per i personaggi farlo un po'. I personaggi sono quelli del, sì, libro, tranne un paio di personaggi che sono stati aggiunti, ma sono personaggi, diciamo così, marginali, che sono stati aggiunti per esigenze teatrali. Abbiamo lavorato, prima ho fatto io una specie di scelta, sì, dei personaggi, sì, che potevano intervenire,
perché poi invece rendere, io non mi sono misurato per la prima volta con questa realtà, ma rendere un libro al teatro è un'impresa leggendaria. Immagini, anche se devo dire è molto colloquiale il tuo libro. Sì, ma per quanto quindi colloquiale è già un sia, testo, io anch'io ero partito da questa convinzione. Anch'io pensavo fosse più semplice. Però poi ci sono delle situazioni che sono spiegate nel libro e che queste nel teatro non hai. No. Tu nel libro puoi facilmente andare nel giardino e vedere la luna, eccetera, ma nel teatro non ce l'hai. Certo. Nel racconto puoi anche dire questa bella scalinata e questo che si incontra, ma nel teatro realizzarlo hai un ambiente diverso. Quindi rendere la storia solo attraverso i dialoghi a due, perché poi nel teatro sempre due parlano, Che non possono parlare in tre o in quattro. Certamente. E quindi rendere tutta la storia attraverso i dialoghi non è una cosa facile. E quindi io ho fatto, diciamo così, ho sgrezzato così la cosa come poteva andare, e poi devo dire che Giampiero ha fatto un lavoro straordinario nel fare poi la scenografia, la sceneggiatura e la scenografia, ha curato entrambe. Certo. E ha lavorato anche sulla caratterizzazione dei personaggi. Devo dirti che vedere le prime prove, quando mesi fa ho cominciato a vedere le prime prove, vedere i miei personaggi andare sul palcoscenico è stata una delle più belle emozioni che ho provato. È la prima volta che succede questa cosa. Per me è la prima volta. Credo che sia anche una delle primissime volte, adesso non ho riscontri certezza, ma una delle primissime volte che nelle Marche si mette in scena un testo teatrale interamente autoctono. Per Bacco. Cioè realizzato autore Marche, marchigiano, sì. Casa editrice marchigiana, tutta roba regia di casa marchigiana, nostra. Tutti attori marchigiani, quindi è tutta una operazione made in Marche. Ma anche questa cosa ci fa grandi. Allora, leggiamo questa piccola trama, insomma in poche parole, poi dopo bisogna lasciare un attimo la curiosità. Rinchiusi in una villa fuori dal tempo, impossibilitati ad uscire a comunicare con l'esterno, gli inconsapevoli protagonisti della storia si scontrano, si incontrano e si mettono a nudo, svelando tutta la loro umanità dolente ed autentica. Quello che all'inizio sembrava un gioco, la partecipazione ad una cena conviviale, si trasforma rapidamente in una dramma esistenziale in cui tutti sono coinvolti nel tentativo di salvare la propria esistenza e risolvere il mistero di quell'omicidio che nel frattempo si consuma tra quelle mura, con un alternarsi di colpi di scena che si susseguono come l'aprirsi di scatole cinesi. L'azione si dipana con ritmo serrato e coinvolgente verso l'inaspettato finale, un lavoro che farà discutere e che rappresenta una novità assoluta per le nostre scene. E dove si discuterà sul senso della vita? Ma sai, il giallo, la storia, la vicenda gialla è soprattutto una scusa. Sì. Perché, come nel libro, così nel teatro, abbiamo immaginato che la possibilità in uno spazio temporale al di fuori della realtà si possano incontrare, ad esempio, la vittima e l'assassino. Ah, certo. La vittima ferma all'epoca in cui è stato ucciso, l'assassino ovviamente al giorno d'oggi. Certo. E così via, è una serie di confronti, e quindi si parla di violenza sulle donne, si parla di vari problemi, del perdono. Tutto molto attuale. E tutte cose piuttosto importanti, e quindi è l'occasione di vedere chiusi in una stanza o in una villa tanti personaggi che da questa villa, da questa stanza non possono più uscire, perché in realtà non possono più uscire dal sé, e non si esce dal sé se non si fanno i conti con il proprio passato e con il rapporto doloroso con gli altri. Esattamente. Molto. Quindi questo è il senso di questo incontro, e questo è il senso che abbiamo cercato di rendere a teatro in questo dramma del vedersi vivere un po' pirandelliano. Esatto. Anche perché poi i personaggi sono personaggi che derivano dai libri. Certo. Questa è la cosa bellissima, originale, che chi ha letto gli altri libri ritrova e poi ricorda, no? E ha voglia di rileggerli. Questo scatta, questo meccanismo, proprio te lo posso assicurare. Dunque, io ho un pezzettino qui, molto breve, dove si, appunto, tu come accennavi, no? I personaggi non riescono a comunicare con l'esterno, quindi sono assolutamente isolati, se non, vivono le loro amicizie, se amicizie si sono, scontri, incontri, nuove amicizie, nuovi amori. Allora, noi che siamo abituati ad avere sempre in mano sti cellulari, ormai lo diamo per scontato,
È capitato, ti racconto questo piccolo aneddoto, a una mia amica insegnante che a un certo punto vede molto attento questo ragazzo che generalmente non va bene a scuola. Lo vede attento e vede che riesce a fare cose che fino a poco prima non riusciva. Il meccanismo è stato, sai quale? Quello di aver dovuto rinunciare per un certo periodo a un cellulare che non funzionava più. E la mamma o il papà, insomma i genitori, che non gliel'avevano sostituito. E lui dice: io ho scoperto il mondo senza cellulare, senza... E quindi io mi sono messa a studiare e ho trovato che, insomma, la cosa mi interessava particolarmente. Adesso mi auguro che succeda anche a qualcun altro, ma insomma non bisogna arrivare a sto punto per trovare, no? Però ecco, qui i personaggi sono senza computer. E uno dei personaggi, che è Don Nando, simpaticissima questa figura, che dice senza computer e televisori, priva di cellulari, senza ricongiungerci, cioè al sapere collettivo in rete, resta la conoscenza e la sensibilità individuale, quella che l'uomo sta perdendo. È un momento raro e prezioso. Qui non capita di incontrare la gente che ha sempre la mano all'orecchio. Qui, quando si parla con qualcuno, ci si guarda negli occhi e non in uno schermo piccolo. Qui si pronunciano fonemi senza digitarli e senza il T9, che ti obbliga a scrivere quello che vuole lui se tu non ti adegui o non clicchi la cosa giusta. E questa cosa qui è carinissima, insomma. Allora, vivere in questa maniera significa tornare indietro, o perlomeno o dire: faccio la scelta di decidere quello che devo fare, perché a volte sono i meccanismi, no, che abbiamo, queste strumentazioni, che decidono un po' per noi, perché tanto ti senti condizionata. E questa cosa, voglio dire, è interessante, insomma. Sì, io, guarda, ti dico la verità, io cerco di vivere il tempo in cui sono, per cui devo dirti, non sono fra quelli che si mette a fare i conti dicendo: era meglio prima. No, infatti. Era diverso prima, certo. Ed è diverso oggi. Certo. Oggi abbiamo questo tipo di società, abbiamo questo tipo di mezzi, usiamo questo tipo di mezzi, non è il mezzo che fa la differenza, certo. È come si usa il mezzo. Assolutamente d'accordo. È un periodo di profonda innovazione di contatti, di rapporti. È chiaro che oggi la novità del cellulare, che poi si rinnova continuamente, che è un computer che ha in tasca, certo, condiziona anche i rapporti umani. Assolutamente. Basta vedere al ristorante le coppie cosa fanno, si trovano. Io qualche volta ho il sospetto che si parlino attraverso i messaggi nel cellulare. No, ma non si parlano più nemmeno con quello. Però devo dirti, ci sono pro e ci sono contro. Certo. Certo è che io ho immaginato in questo momento una villa nella quale una villa del Settecento, nel quale la gente si muove nel Settecento. E cioè senza la possibilità, ecco, di ricongiungersi al sapere universale. Cioè oggi, quando dici quando è nato Giacomo Leopardi, non te lo devi più ricordare, tanto c'hai il cellulare, vai a cercarlo, esatto. Non c'è più bisogno di ricordare, certo. E quindi questo impoverisce sia l'esercizio della memoria, e in questo il teatro tra l'altro è utilissimo, perché certo. Ho visto quello che fanno per ricordare una commedia, tutto il testo. Una commedia che dura 1 ora e 50, tu capisci che devono ricordarsi il testo, ed è un lavoro assolutamente eccellente per chi fa il teatro professionalmente, amatorialmente, ma anche chi lo fa magari così, è importante, perché certo. Oggi la memoria non la esercitiamo assolutamente più. Più a scuola non ci sono più le poesie da imparare, esatto. A memoria, e questo è grave, certo. E però oltretutto non abbiamo più neanche la sensazione di aver bisogno di sapere, cosa esatto. Che invece è diverso, perché la conoscenza intesa nel senso generale è un discorso molto più complesso del sapere le cose, certo. Si tratta di un abito mentale che tu indossi e che ti consente di affrontare diverse situazioni, e questo non te lo dà nessun Mr. Google che possa essere. E quindi io ho immaginato che queste persone fossero sole con il proprio sapere, la propria conoscenza, e tra l'altro persone di epoche diverse, certo. Perché c'è il ragazzo che è del 1970, degli anni 70, e quindi ancora invasato, vicino a lotta continua, e poi c'è il sacerdote, poi ci sono c'è il pescatore che ha fatto scelte particolare, difficilissime. Quindi ecco, nel libro c'è questa serie di vicende, e credo che il mettere a contatto reale, ecco, come dice Don Nando, guardarsi negli occhi, sia un fatto estremamente importante. Poi c'è la questione del tempo, no? Quindi la percezione del tempo, il tempo che così ti passa accanto, no? Tu lo vivi, forse a volte lo viviamo anche in maniera passiva,
Poi quando ti rendi conto che è passato quel tempo anche in maniera passiva, lo vorresti rivivere, e quindi c'è lo spazio temporale, no? che si incrocia, le due sensazioni, e per cui tu o riesci a rivivere, se non altro mentalmente e affettivamente, le cose, oppure ti perdi completamente. E quindi nei personaggi ci può essere anche questo, no? Con i personaggi che vivono i tempi diversi. E poi c'è anche la sfida che poi oggi è della scienza, cioè il tempo non viaggia in linea retta. Esatto, eccolo qua, il tempo umano che non ruota in cerchio, ma avanza veloce in linea retta. Questa è la per convinzione questo, attuale della esatto, fisica attuale. Che l'uomo quindi non può essere felice perché la felicità è desiderio di ripetizione. Il fatto di ripetere... magari anche ripetere lo sbaglio? Guarda, nella logica e nella razionalità chiaramente no, quanti ne senti dire tornassi indietro potrei fare... Rifarei quello che ho fatto, però... Rifarei o non rifarei quello che ho fatto, c'è sempre questo desiderio, certo, di correzione del passato. Io credo che il fatto che la parte del tempo che noi abbiamo immagazzinato, il ricordo è quello che è, non si può modificare, e quindi è una ricchezza che abbiamo e che va valutata. A me piace molto avere questa cultura delle cose passate, però guardando avanti. Certo, certo. Perché a forza di guardare, se tu guardi troppo indietro e rimani cammini legati, avanti, no, inciampi, esatto, e caschi indietro. E quindi è importante sapere studiare quello che si è stato e quello che è stato. Però è altrettanto importante leggerlo alla luce dei fatti odierni. Certo. E questo è quello che molti, molti di questi personaggi fanno. Senti, io visto che parliamo di tempo e a volte di vuoto di tempo, ti faccio ascoltare e faccio ascoltare i nostri amici il vuoto di Franco Battiato, che diciamo che recita così: tempo, non c'è tempo, sempre più in affanno insegue il nostro tempo, vuoto di senso, senso di vuoto. E persone, quante, tante persone, un mare di gente nel vuoto, danni fisici, psicologici, collera e paura, stress, sindrome da traffico, ansia, stati emotivi, primordiali malesseri, pericoli imminenti e ignoti disturbi sul sesso. Che facciamo? Ci tagliamo le vene subito? C'è tempo, sempre più in affanno segue il nostro tempo, vuoto di senso, senso di vuoto. E persone, quante, tante persone, un mare di gente nel vuoto. Insomma, Battiato ci insegna qualche cosa, però io direi che il tempo va vissuto in tutta la sua accezione, insomma, e con positività, dico sempre. E agli amici del caffè invito sempre a cercare di vedere la bottiglia mezza piena anziché quella mezza vuota, però poi dipende dalla giornata. Io mi lascio molto abbandonare gli istinti, ultimamente l'ho fatto spesso, e sono contenta di farlo, tra l'altro, perché la mia veneranda età penso che... Senti, Sant'Agostino che diceva? Sosteneva proprio che il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima,
Il passato non esiste in quanto non è più, il futuro non esiste in quanto deve essere, deve ancora essere, e il presente è solo un istante inesistente di separazione tra passato e futuro. Questo concetto mi mette un po' di... Ti mette angoscia. Mi mette angoscia, sì. Mi mette angoscia, perché comunque devi prendere coscienza di quello che hai fatto. E non sempre riesci, no, ad accettare, ad accettarti. Però gli esami di riparazione qualche volta ci sono stati, ma non sempre te li propongono, no? Adesso poi non vanno più di moda, quindi... Senti, tu a quale personaggio sei stato maggiormente... diciamo, non sei maggiormente attaccato, un affetto particolare? Può capitare, perché io vedo quando si disegna capita che tu produci una cosa e tu dici questa cosa proprio me la sento come un figlio mio, scrivendo ancor più. Sì, guarda, devo dire la verità, i personaggi sono come i figli, come diceva Edoardo De Filippo, sono piezze core. Piezze core. E quindi evidentemente, nascono dentro, insomma. Evidentemente sono legato un po' a tutti i miei personaggi, sì, che sono stati protagonisti delle vicende. Ma pensa che anche in questo libro, in Chi mi ha ucciso, anche personaggi negativi, come ad esempio il capo ufficio di Sauro Rocchi, Dubini, certo. Che io presento come uno dei personaggi peggiori. Sì, sì. No, perché è pieno di invidia. Mi è stato molto simpatico invece. Alla fine Dubini esce dal suo ruolo in questo libro e si prende la rivincita nei confronti dell'autore, perché si scopre che invece in realtà è una persona insoddisfatta, ma che lui nel suo animo era un'altra cosa. Certo. Quindi ecco, i personaggi hanno tutti una vita a sé stante, questo è il senso del libro. Sì. Perché una volta usciti il personaggio diventa qualcosa di diverso da quello pensato dall'autore. Ogni lettore che legge il libro, che affronta il personaggio, lo vive in un certo modo. Certo. Quindi alla fine sono attaccato un po' a tutti, anche se devo dirti che la risposta istintiva sarebbe: sono legato a Giorgio Catanese, perché un po' ti rappresenta, è un po' l'alter ego. Però io mi sento più legato a Sauro Rocchi, vedi, perché è un po' lo sfigato, nel senso che è la persona che non gliene va dritta una, che nella vita si deve sempre conquistare tutto con i denti. È un personaggio che mi fa una simpatia straordinaria, quindi sono particolarmente, e infatti a teatro avrà un ruolo fondamentale Sauro Rocchi. Senti, la scelta dei personaggi, quindi, no, parlo degli attori, è stata fatta dal regista insieme, perché questa è una compagnia, no, diciamolo, proprio. Sì, è una compagnia che ha 20 anni di attività. Ecco, quindi loro sono legati da lunga data, insomma, da lunghe esperienze. E la compagnia, guarda, Teatro del Sorriso. Bellissima questa cosa, già questo è tutto un programma, e quindi era già un gruppo organizzato. Sì, loro sono 20 anni che lavorano insieme, hanno fatto da Shakespeare a lavori come In nome del Papa Re, tra l'altro hanno vinto tantissimi premi a livello nazionale, hanno fatto parecchi lavori in dialetto, in vernacolo. Ecco, questo è un altro aspetto che ti dicevo prima, sì, no? È la prima volta che un testo che non sia vernacolare abbia tutta la sua realizzazione attraverso un percorso autoctono, tutto marchigiano. Certo. È una compagnia assolutamente di livello professionale, devo dirti, l'ho visti lavorare, e quindi sono bravi, il regista è veramente... Si sono calati nelle parti. Tu pensa che ciascuno dei personaggi ha voluto leggere gli altri libri per entrare nello spirito del personaggio proposto. La scelta dei 9-10, anzi sono 12 poi personaggi che vanno in scena, anche questo è complesso perché 12 personaggi in scena non è poco. È stata fatta inizialmente da me, ho scelto io le persone, ma poi i contenuti, la cosa l'abbiamo elaborata insieme. Giampiero Piantadosi. Quindi è un lavoro comunque di insieme. Quindi avrà richiesto anche tanto tempo. Sì, è un anno tempo che materiale. È un anno che stiamo lavorando, ma ti dico, la compagnia ad esempio ha cominciato a provare sei mesi fa provano 3 volte alla settimana la sera. Certo. Quindi comincia a essere un lavoro. Perché calarsi in una parte, insomma, richiede ovviamente un lavoro psicologico. Sì. Importante. Assolutamente. Conoscere naturalmente quello che è stato scritto, però a parte che tu riesci perfettamente, perché descrivi e poi c'è proprio questo dialogo, quindi ci entri e riesci, insomma, lo vedo, io già ho la sensazione di averlo già visto. Poi però c'è la curiosità finale, quindi questa è una cosa. E poi c'è un'altra cosa carina che ho letto, che la tua casa editrice ha preparato una sorpresa. Sì, è vero. Carina questa cosa. E devo dirti che anche questa è una prima volta, nel senso che è una sinergia che non si era mai verificata. La casa editrice dalla quale... L'hanno
nominiamo momento, naturalmente. È la Italic Pequod, certo. E, tra l'altro è già la terza, il terzo lavoro che faccio con loro, quindi sono con loro sei in ottimi rapporti, sono di casa. È stata una loro proposta perché loro hanno pensato di lanciare un'edizione economica tascabile. Carina del questa libro, cosa, del romanzo, guarda. Però con copertina diversa, sì, quindi economica senza nuova. Bandelle, ma con una mira teatrale, cioè ha una prefazione del regista del teatro che spiega perché ha fatto questo lavoro. In fondo ci saranno le foto di scena, bello, i personaggi, e in fondo c'è anche la trama teatrale, che è un po' differente dalla trama del libro. Quindi ecco, è un'edizione, bellissima. È una specie di libretto, vogliamo dire, da portare dietro, da portarsi come nella ricordo, borsa. Ed è una cosa particolare, ed è molto carina questa cosa, ci perché credo, non è frequente. Molto originale, sì. Direi. Allora, a questo punto diciamo anche il numero di telefono. Sì, lì dietro, la biglietteria è quella del teatro delle Muse, e quindi anche sull'elenco telefonico. Si farà biglietteria anche, voglio dire, al momento, questo è quindi chiaro. All'ultimo minuto decidiamo di lasciare gli amici e di venire al Teatro delle Muse di Ancona, che peraltro insomma vale la pena, vero? Allo sperimentale. Ho detto una cosa, la biglietteria delle la biglietteria Muse, è quella delle sono Muse, collegati esatto, quindi, sì. Lo sperimentale che sta in via? Lo sperimentale è in via Redi Puglia, praticamente dove c'era il vecchio Palasport di Veneto. Sì. E quindi è lo 071 52 52 5, facilissimo anche da ricordare, quindi 52 52 5, anche bel numero tra l'altro. Chissà se ce lo vogliamo giocare, i nostri amici così saranno con noi sempre e ci daranno il loro pezzettino di cuore. Senti, bellissima questa parte. Ce ne sono tante, io ho fatto le orecchiette. Sai che mi dicono, ma tu rovini i libri perché fai le orecchiette? No, e questo libro è un vissuto. È vissuto, sottolineato, mi piace tanto. Sottolineo, piego. Io me lo porto dietro. Io poi quindi leggo faccio così. Poi c'ho una matita che apparteneva ad un carissimo amico, sacerdote, lo dico Don Lauro, che i nostri amici di Recanati amano ancora tanto. E allora io sottolineo con quelle. Erano le sue matite. Allora, c'è il pescatore, e che dice? Il pescatore che era andato a Milano poi a cercare fortuna, ed era rimasta in Sicilia la sua compagna, moglie, Maria. Dice, perché Tonino, chiedono, no, perché Tonino, perché corresti dietro a quell'illusione, a quel lavoro al nord, sapendo che lei ti usava, l'altra donna? Come hai potuto lasciarmi in quell'isola che mi odiava, sapendo cosa andavi a fare? Questa Maria, poveretta, insomma, in effetti. E lui che risponde, sentiri ciauro di femmina vera. Questo linguaggio siciliano, quindi aveva avuto questo, come dire, no? il sentore, il profumo, no? Profumo di donna, cioè, qui c'è tutta una poesia bellissima. La risponde lui a singhiozzi, pensando al fascino spregiudicato e aggressivo della milanese, al suo profumo di femmina, ricordandole come da qualche tempo il loro rapporto non fosse più quello di una volta, quando erano arrivati a Filicudi subito dopo il matrimonio, consumati anche dal rancore di un ambiente che li rifiutava, e lui era indispettito dalla caparbietà con la quale Maria difendeva la sua emancipazione, i suoi diritti, il suo modo di essere diversa dalle altre donne dell'isola. La disperazione Maria invece la ricorda bene. La solitudine pure, iniziata ancor prima della partenza di lui a cercar fortuna al nord. Ha chiari in mente i momenti in cui lasciava che la carezza della schiuma del mare sostituisse quella che ormai il marito non le concedeva più di tanto, da tanto. Si stendeva sul bagnasciuga nella caletta di fronte alla casa isolata che si erano costruiti e cercava di abbandonarsi a ricordi piacevoli mentre l'acqua la sfiorava con dolcezza ritmica. Una pagina di poesia stupenda, perché qui noi vediamo la scena, ci immaginiamo tutto. Io da donna posso immaginare quello che provava, ed è veramente bellissima, Giancarlo. Io guarda, questa è una delle, questa viene dal racconto Maria Marea, proprio dal primo dei libri, perché è una storia, questa in parte inventata, in parte presa da una storia reale. E ho immaginato questo matrimonio, siamo negli anni 60, dove a Filicudi non c'è neanche l'energia elettrica.
Quindi ancora negli anni 60 non è arrivata l'energia elettrica. C'è un telefono, uno... La cabina telefonica, il posto pubblico. Quindi è una società fortemente arretrata rispetto a quello che invece sono al nord, lo sviluppo della prima indipendenza femminile. Ecco, questo ragazzo, questo bel pescatore di Filicudi che fa il militare al nord, conosce questa ragazza, si innamorano, si sposano e lei va a vivere a Filicudi. Lei rimane con la sua personalità. Certo. E in un piccolo ambiente l'amore basta a se stesso o ha bisogno dell'approvazione degli altri? Questa situazione ho provato a immaginarlo. Tu pensa che per scrivere questo romanzo sono stato ore al telefono con gente di Filicudi. Che forte. Hai dovuto capire l'ambiente, raccontare i fatti del passato, cercare di capire le storie. E Maria Marea forse è una delle cose a cui sono più legato nei ricordi. Vedi, allora c'è qualche cosa. Senti, caro Giancarlo, ti interrompo un attimo perché vedi, ci sono queste finestrine verdi che ci fanno mangiare. Un caffè con Luciana. E siamo tornati al caffè, questo caffè che oggi apre le porte a Giancarlo Trapanese veramente con grande orgoglio. Ecco. Con grande piacere mio. Giancarlo, poi sei tornato un po' a casa, insomma. Eh sì, questa è casa Recanati, mia, tu ci sei vissuto un po'? Io ho vissuto a Recanati dal 1955 al 62. Eri proprio piccolo, esatto. Insomma, con un papà. Al 62, papà era che era in pretura. Qui. Sì, quindi veniva la zona... a lavorare qui perché la pretura era qui. Eh sì. E quindi... Tu me lo ricordavi perché io, anzi, forse non lo sapevo nemmeno. E quindi ricordo molto bene. Ma poi con Recanati si è sempre si sono mantenuti i rapporti. Un feeling assoluto. Sono tornato a lavorare a Recanati. Ho lavorato per 2 anni e mezzo alla RTM, dove ho conosciuto mia moglie. Quindi sei Recanati legato. Mi sono sposato a Recanati. Un po' sono stato nell'ufficio stampa del Centro Studi Leopardiani. Insomma, ne ho fatte tante a Recanati. C'è la tua impronta qui, ecco. E la tua impronta è anche su Facebook, lo diciamo, ci sono queste belle pagine tue, quindi Giancarlo Trapanese, poi c'è Giancarlo Trapanese scrittore. Sì. E poi attualmente c'è anche la pagina relativa a chi mi ha ucciso, quindi amici social, andate, vedete, visitate e sfruculiate quello che facciamo tutti, no? Sì. Ma trovo che Facebook in questo senso sia molto utile. Come tutte le altre ecco, cose. Esatto, quello che dicevamo prima, esatto, no? C'è del buono. Cioè, saperle usare, questa tecnologia, non ci facciamo mangiare dalla tecnologia, ma la usiamo con intelligenza. Non è la verità, il punto dove si possono trovare verità. Esatto. C'è da dire che ad esempio in occasione della tragedia del ponte caduto sulla 14, abbiamo saputo la notizia esattamente un minuto dopo quanto successo. Perché Facebook ti consente questo lavoro. Certo, a quel punto la devi filtrare, verificarla. Certo. Però per noi, per il nostro lavoro, è fondamentale. Sì. E allora, siccome io vado curiosando. Vuoi per la trasmissione, diciamo, no, essenzialmente per la trasmissione, poi ogni tanto mi ci diverto anch'io, sai, quelle pause, no, della giornata, per cui fai una boccata di respiro, poi dici, ma chi me lo fammi ritornare alle cose di tutti i giorni. E insomma, in occasione della festa del papà mi imbatto in una poesia che dico, ma io questa la conosco, perché adesso ci stiamo scherzando sopra, ma insomma il bravo Giancarlo ha parafrasato questo amore di Prévert. Scusate se poco. Sì, è una poesia a cui ero legato perché da ragazzo erano Era Prévert. Gli anni nostri Prévert ce l'avevamo sul comodino. Esatto. Stiamo scherzando, i tre fiammiferi ce l'abbiamo come un padre nostro. Esatto. E io ve la leggo perché insomma questa poesia è dedicata ai suoi figli ed è bella. Poi non so se sarò in grado io insomma di dare il tono e i sentimenti che tu vorrai avrai voluto insomma esternare in questa maniera. Questa paternità, così violenta, ricomincio da capo. Questa paternità, così violenta, così fragile, così tenera, così disperata. Questa paternità bella come il giorno, e difficile come il tempo, quando il tempo è difficile. Questa paternità così vera, questa paternità così bella, così felice, così gaia, così beffarda, tremante di paura come un bambino al buio e così sicura di sé come un uomo tranquillo nel cuore della notte. Questa paternità che impaurisce tanti, che li faceva parlare, che li faceva impallidire.
questa paternità spiata, perché noi la spiavamo. Perseguitata, ferita, calpestata, uccisa, negata, dimenticata, perché noi l'abbiamo perseguitata, ferita, calpestata, uccisa, negata, dimenticata. Questa paternità è stata quel che è stata, vera, come una pianta, tremante come un uccello, calda e viva come l'estate. Noi possiamo andare e ritornare, noi possiamo dimenticare, quindi riaddormentarci, risvegliarci, soffrire, invecchiare, addormentarci ancora, sognare la morte, svegliarci, sorridere, ridere, ringiovanire. La paternità è là, testarda come un asino, viva come il desiderio, crudele come la memoria, sciocca come i rimpianti, tenera come il ricordo, e ci parla senza dir nulla. Io tremante l'ascolto e grido. Grido per voi, per tutti coloro che si amano e che si sono amati. È molto bella. Grazie sì, di questa sta, cosa. E i figli che ti hanno detto. È bello prevedere. E questo, quando è uscito fuori il giorno della festa del papà, mi venivano in mente questi versi di Prevert, e ora li ho adattati alla paternità. E ci sta meravigliosamente. Sì, insomma, e i figli sono rimasti. Diciamo che la famiglia ancora c'è, per fortuna. Per me è fondamentale. È fondamentale per tutti noi che ci crediamo profondamente. E insomma, ci auguriamo che poi la cosa possa andare avanti, perché in effetti la difficoltà è proprio di vedere ripetute queste cose, no? Certo. E questo tempo che ancora, allora la memoria che va in orizzontale, anche in queste sensazioni dovrebbe continuare ad andare in orizzontale, nel propagare proprio, come certo, dico io, cerchi concentrici, anche l'affetto, l'amore, queste cose che poi fanno un po' di retorica, ma insomma sono anche la verità. E allora, invece da Prevert, andiamo a Gibran. Sì. Che tu nomini. Altro grandissimo. 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 Direi altro totem della nostra filosofia, formazione. Vita. Insomma, noi abbiamo dei punti cardine, però anche i giovani d'adesso ne hanno di nuovi. Spesso si rivolgono a letteratura straniera, più ancora che a quella italiana, ho notato. Chissà perché, voglio dire, i nostri autori hanno meno credibilità, c'è la letteratura straniera che è più facile da leggere. Ma c'è un po' di esterofilismo da noi. Ci sono autori italiani che sì, meritano assolutamente. Ma infatti. Però sai, Prevert e Gibran nella stessa, in due settori leggermente diversi, però parlano di un amore istintivo, immediato, parlano di sentimenti facili, tutto sì, sommato, sì, nei quali è facile riconoscersi. Ecco perché i sentimenti sono facili, dipende da come li vivi. Certo. Comunque, beh, sì, io dico Gibran, ma invece tu mi correggi, forse in Gibran. No, perché io lo leggo. Dunque, è una disputa, ormai secolare. Sta vincendo Gibran nelle ultime interpretazioni, anche perché poi non è un nome che ha una corrispondenza certo, precisa in italiano. Certo. Però io l'ho sempre detto Gibran, Salgari e Salgari. Ah, sì, esatto, va bene. Ma va bene tutto, è l'importante quello che è scritto, eh? Sì. E noi ce lo portiamo dietro anche questo. Facciamo Cahill così. Cahill. Tagliamo la testa al toro, sì, sto poro toro. Allora, tu lo nomini verso la fine, insomma, del libro, parlando dei figli, appunto, qui ritorniamo al discorso dei figli. E i figli che noi ci sentiamo un po' nostri, no? Sono io, insomma, noi donne, le mamme, questo cordone ombelicale che non si taglia mai, invece bisogna tagliarlo. Eh sì. Bisogna tagliarlo e lasciarli andare, no? E Gibran o Cahill, insomma, scriveva: i vostri figli non sono figli vostri, sono i figli e le figlie della forza stessa della vita. Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. Dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee. Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti. L'arciere mira al bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene tesi con tutto il suo vigore, affinché le sue frecce possano andare veloci e lontane. Lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell'arciere, poiché egli ama in egual misura e le frecce che volano e l'arco che rimane saldo. Quindi è una filosofia da prendere, io direi, quotidianamente, perché tanto queste gelosie, no, che poi dopo riversiamo anche in tutto quello che facciamo, no?
A volte capita proprio di avere quella connotazione di gelosia, la gelosia che è un sentimento assolutamente negativo per me, però qui invece nei figli può essere un sentimento che te li fa stringere un po', ti fa stringere anche le sensazioni che c'hai, te li fa vivere nel tempo. Tu questa gelosia per i libri o per i personaggi che c'hai hai mai provato? Beh, guarda, devo dirti la verità che ho cercato, poi bisogna dire quanto ci sono riuscito, ho cercato di far mio proprio questo concetto di Gibran o Gibran, sì, che sì, dir si voglia, perché lo ritengo essenziale per poter consentire all'individuo uno sviluppo personale. Certo. Il riportare sempre comunque la situazione a casa, trovare questo cordone ombelicale, come dicevi, sempre costante, è un fatto purtroppo, mi rendo conto, istintivo in questa società dove l'egoismo dilaga, dove si cerca di difendere il proprio nucleo, dove certo, comunque sai per certo che lì, almeno dovresti sapere per certo che lì non c'è interesse, lì non ci sono conflitti di interesse, lì dovrebbe esserci la spontaneità e l'interesse reciproco. Esatto. Ecco, quindi però bisogna affrontare la vita in questo modo. Cito questo passo perché lo faccio proprio in relazione a questo, e cioè a dire, siccome sono personaggi di un autore, quelli che si muovono nel libro, e allora i personaggi cominciano a volere una vita propria. Già. Perché vogliono essere autonomi. Esatto, vogliono una vita propria. Sì. E allora, in fondo, il personaggio che l'autore crea risponde un po' allo stesso concetto. Certo. Lo dice l'autore, voi siete in fondo come miei figli, certo, perché io vi ho creato, ma non posso distruggervi, non posso annientarvi, non posso cambiarvi, perché una volta usciti nei libri voi appartenete a chi lo legge, certo, e la vostra storia, la vostra vita si rivive tutte le volte che un altro lettore, esatto, aprirà, esatto, quel libro. Bellissimo questa cosa. E quindi bellissimo. E ognuno poi avrà la sua immagine del personaggio, ognuno lo interpreterà, certo, lo vivrà, certo, e quindi a questo punto non appartiene più all'autore. Sai, infatti questo che mi stai dicendo, ecco, tu non hai avuto, non temi che possa succedere. Ti spiego, io leggo il libro, poi vado a vedere il film che è tratto dal libro, e regolarmente esco dal film e dico meglio il libro. Allora, questo rischio hai paura di correrlo, o alla fine ti farebbe pure piacere, magari dici, bella la commedia, però il libro è più bello. Guarda, sono due mezzi di espressione completamente differenti. Certo. Quindi io credo che quello che istintivamente facciamo noi quando andiamo a vedere dal teatro o al cinema, certo, qualcosa del genere, viene istintivo, però non è neanche giusto, perché modi di espressione diversa. Ma poi dipende dalla sensibilità di ognuno di noi. Io credo che la commedia, il lavoro teatrale sia differente, notevolmente differente, certo, dal libro. Certo. Lo è nella sua conclusione, lo è anche nel suo sviluppo, ma anche dalla realizzazione di un film. Esattamente. Ecco, quindi lì già c'è il rapporto diretto. Tra l'altro c'è anche un progetto cinematografico. Ah, per Bacco, allora questo lo diamo in anteprima. Quindi c'è un regista che ha fatto una, devo dire, straordinaria sceneggiatura di un film. Impostato su questo, è Max Miecchi, un regista anconetano, anche stavolta anconetano. Bello. Poi sai, per realizzare i film ci vogliono tutto un altro sistema, altre cose. Ci vogliono tante cose, una delle quali sono i soldi, esatto, senza i quali non si fa niente. Tanto è inutile, quello, ecco, purtroppo è il motivo conduttore però di tutto. La sceneggiatura di Max Miecchi, che è ancora diversa ovviamente, certo, da quella teatrale, è interessantissima. È una cosa che mi affascina, chissà che un giorno non possa trovare, non mettiamo limiti, uno sbocco anche in quella direzione. Ecco, cinema o teatro e libro hanno un loro modo di esprimersi. Sì. E quindi no, non credo, non ho mai sentito questa differenza o questo pericolo che sia meglio la commedia, certo, o meglio il, certo, libro. Certo. Io credo che sia penso che sia di grande soddisfazione, no? Sì. Assistere a uno spettacolo, dice, questa è una cosa mia. Sì. No, ma poi quando vedi i personaggi che si realizzano, fortissima, insomma. Senti, in futuro che stai già lavorando a qualche altra cosa, oppure questa cosa qui adesso ti ha assorbito? Questa cosa qui ha assorbito molto, devo dirti. Ha assorbito che, molto. Progetti il futuro, c'è questo discorso del cinema che ti annunciavo, ma poi lì c'è anche un problema di distribuzione. Beh, chiaro. Di varie cose. E poi sì, c'è a un livello progetto di scrittura, anche, c'è, ecco, un progetto che però per il momento è lì nel cassetto a maturare. Perché in studio ho scoperto una cosa, che le creature, sì, ecco, come i libri,
hanno bisogno del 100% dell'attenzione. Sì. Perché già quando tu cominci ad occuparti di un'altra creatura, già lasci, già la abbandoni. E lei è gelosissima, ecco, e se ne risente ritornando subito. La gelosia, vedi che lei esce fuori. Lei ne risente subito, sì. E non riesci più a star dietro con la stessa intensità. È stato così per tutti i miei libri e quindi penso che sia così. Bello. Senti una cosa, tu rileggi mai i tuoi libri? Dunque sì, lo devo a fare. A parte adesso l'hai dovuto fare sicuramente fare per necessità. Ecco. Però lo faccio volentieri, nel senso che siccome io sono un perfezionista e cerco sempre di, anzi sono quelli della compagnia, penso che fra un po' mi odieranno. Ogni tanto no, con molto garbo non lo credo. Comincio a dire ma forse si potrebbe, forse vorremmo fare, io devo sapere sempre tutto, devo certo, controllare ma giustamente tutto, sono molto d'accordo su e allora cose. Quando dopo un po', che ad esempio in occasione proprio di questa cosa mi sono andato a rileggere tutti i libri mm-hmm. dei quali vengono fuori e trovando subito delle autocritiche feroci, cioè, chiaro, quindi chiaro. Mi trovo. Siamo però i primi, serve. Giustamente siamo i primi a criticarci e deve essere così. Poi basterà magari che ti riguardi qualche presentazione, che tu veramente sì. devo dire che anche le presentazioni sono molto particolari, molto originali e ti fanno entrare nel libro e ti fanno venire voglia di comprarlo, insomma, perché tanto le presentazioni hanno questo scopo, no? Sì. Di vendere il libro ma e, soprattutto e comunque hanno di diffonderlo. Scopo di diffonderlo, di diffonderlo. Certo, sì. E quindi queste presentazioni che sono sempre molto partecipate, ma anche dense di autori di altre cose. Sì. Tipo per esempio, e qui ce l'abbiamo, noi la sentiamo nel sottofondo adesso e lo salutiamo, Antonio Del Sordo che sì. ti accompagna spesso, è venuto qui nella nostra radio, è sempre molto piacevole la sua presenza. E io direi che su queste onde ti saluto, caro Giancarlo, è stato un gran piacere averti qui al mio. Caffè e insomma quando vorrai siamo qua, prossimo libro, prossima avventura e noi ti auguriamo tutto quello che vuoi. Molto volentieri, ringrazio per la pazienza. No, assolutamente, è sempre un piacere e poi siccome tu vai cercando la perfezione, io ti segnalerò un errore di stampa. Ecco, benissimo. A dimostrazione che ho letto il libro. Benissimo. Okay. E noi salutiamo i nostri amici che ci ritroveranno lunedì prossimo e poi ci ascolteranno in replica anche questa notte. Se tu non dormi alle 3 di notte ti potrai riascoltare. Perfetto. Ecco. Okay. E il sabato dopo il radiogiornale alle 12.40 poi saremo nel nostro sito e quindi non ne potranno più rivederci. E poi spero che siano stati talmente convinti da affollare da partecipare al appunto alla recita al Teatro del Sorriso, Chi mi ha ucciso, commedia in tre atti. E al Teatro Sperimentale, lo sottolineiamo perché avevo sbagliato prima, quindi sabato 1 aprile ore 21, domenica 2 aprile ore 17, prenotate al Teatro Le Muse ma poi andate al Teatro Sperimentale. Un saluto a tutti e buon caffè a tutti naturalmente. Grazie Giancarlo. Pausa con il caffè, con voi Luciana Interlenghi. Luciana Puzzambe fa mussando tutto quanto, e invece ci aiuta, ci abbuffa di caffè. Una tazzule, le caffè, che sigaretta coppa per non pare, che stanno chi ne sbaglio, fanno sull'ombroia, salisciano, si vattono, si pigliano caffè.